Mister Pizzulli, un Corato che non è riuscito a superare il Vieste in gara 1. Non siamo riusciti a superarlo, ma abbiamo provato in tutti i modi. E purtroppo abbiamo avuto anche delle occasioni un po' clamorose, forse qualche in queste partite dove la squadra avversaria ti concede pochissimo. Noi non siamo stati confusionari, io penso che abbiamo sempre cercato con il giro palla, abbiamo cercato di entrare da una parte all'altra, abbiamo provato in tutti i modi, sia dall'esterno che con qualche palla, qualche imbucata centrale. Però merito di Este, ma merito anche a noi, rimane tutto invariato, anzi adesso non so il regolamento cosa prevede, ma è chiaro che il Vieste per vincere la Coppa deve vincere e quindi assolutamente mi auguro che nella partita di ritorno ci sia qualche spazio in più. Abbiamo visto la sua squadra schierata con il 4-3-3, può essere più di una variante per questo Corato? Bah, no, sono molto contento perché la squadra ha fatto le rotazioni giuste, penso che si vedeva anche da fuori. Ecco, devo dire che in questi 5 giorni, 6 giorni a disposizione sto lavorando anche su un altro modulo che ci dà comunque solidità, visto che comunque venivamo da qualche partita dove si prendeva gol, e quindi a me interessava innanzitutto dare un po' di equilibrio e nello stesso tempo essere incisivi lì davanti. In questo momento devo dire che la squadra sta facendo questo, e anche l'assenza probabilmente avere un po' di qualità in più, vedi Quarta, vedi Falconieri che hanno avuto qualche problema e quindi sono fuori, però io penso che chi ha giocato oggi, se avessimo avuto rigore o se in gomma o lo stesso da Leonetti avessimo fatto gol o diritto in quelle situazioni, magari la partita si sbloccava, ma non penso che il Vieste avrebbe cambiato di tanto l'atteggiamento. Due partite con Pizzulli in panchina, 0 reti al passivo, domenica si va sul campo della Fortis Altamura. Sì, indubbiamente la società nelle ultime partite del Corato aveva subito diversi gol, pur essendo la miglior difesa del campionato, quindi qualche cosa si era creata e io ho cercato di lavorare su questo, però dobbiamo fare di più negli ultimi 25 metri, dobbiamo chiedere di più a noi stessi e quindi dobbiamo essere più incisivi nell'uno contro uno e dobbiamo essere più decisivi negli ultimi metri, perché spesso perdiamo un po' troppo tempo quando poi le difese avversarie si piazzano. Che partita sarà invece quella di domenica? Beh, tosta, perché comunque la Fortis Altamura è una squadra partita con ben altri obiettivi, poi si è un po' ridimensionata, ma è una squadra difficile da affrontare, un po' come tutte le Otranto, come queste squadre, lo stesso San Marco, ma tutto. Io ho notato proprio questo, che ormai le squadre si sono consolidate a livello tattico, quindi non vedi punteggi rotondi, basta vedere il San Severo domenica col Barletta, forse meritava qualcosa in più, quindi è veramente un campionato difficile dove chi sta davanti non può mai mollare la presa, chi sta dietro deve sempre cercare di vincere per poter, come la situazione nostra del Molfetta e Corato, come è successo domenica, partite che sembravano facili tutte e due, alla fine si sono rivelate difficili per entrambi, a noi siamo riusciti a vincerla, a loro no, quindi sarà una bella lotta fino alla fine, intanto poi ci prepareremo pure per questa finale di ritorno col Vieste.